Esercizio numero 27, pagina 21. Correggi le misure scritte in modo scorretto. 10 km, prima va il numero e poi l'unità di misura. 7 metri, non ci va il puntino. 8 sec, bisogna scrivere 8s. 8 secondi, 8s. 2 cm va bene. 35 kg, tutto minuscolo. 4,47 secondi va bene. Chilogrammi 2,5 no, come chilometri 10, prima il numero, 2,5 e poi l'unità di misura, chilogrammi. Metri 3 non va bene, metri si scrive solo con la M e poi va alla fine, 3M, 3 metri. 4 grammi, grammi si scrive semplicemente G, 4G. Queste sono le misure scritte nel modo giusto. Esercizio numero 53, pagina 25. Tutte equivalenze di lunghezze, da metri a chilometri. Ricopiamo il numero, 45,6, al posto di un metro mettiamo 0,001 km. Poi moltiplichiamo questi due numeri e abbiamo il risultato. Da metri a centimetri, al posto di un metro scriviamo 100 cm, facciamo i calcoli, risultato. Da centimetri a millimetri, moltiplichiamo per 10 perché un centimetro sono 10 mm. Da centimetri a decimetri, dividiamo per 10, cioè moltiplichiamo per 0,1, perché un centimetro è un decimo di decimetro. Questo è il risultato. Da metri a ettometri. Ricopiamo il numero, al posto di un metro mettiamo 0,01 ettometri. Quindi è come dividere per 100. Da ettometri a decametri, moltiplichiamo per 10 perché un ettometro è formato da 10 decametri. Da centimetri a metri, dividiamo per 100 perché un centimetro corrisponde a 0,01 metri. Da metri a chilometri, dividiamo questo numero per 1000 perché un metro è un millesimo di chilometro.